Lasciate che vi parli di Alvin. E per chi mi conosce davvero, sapete esattamente di chi sto parlando. Alvin era il mio migliore amico in prima media. Mi ero trasferito in una nuova scuola 2 mesi dopo l'inizio dell'anno scolastico. E coincidenza, anche quest'altro ragazzo, Alvin, si era trasferito nello stesso periodo. Ci avevano messo nella stessa classe, ma immagino che nessuno lo sapesse, perché non c'erano abbastanza banchi per accogliere i nuovi studenti. Quindi, come soluzione temporanea, ci hanno fatto usare lo stesso banco per un po'. È stato abbastanza strano all'inizio, ma diventammo amici in fretta, visto che eravamo entrambi dei nuovi arrivati, e anche perché eravamo distanti pochi centimetri l'uno dall'altro. Ciò che vorrei aver capito prima, a quel tempo, era che Alvin fosse uno stronzo. Cioè, avevamo interessi comuni, come gli anime, i videogiochi e via dicendo, ma Alvin aveva dei problemi. Aveva un senso dell'umorismo davvero contorto e perverso per la sua età, era un cleptomane patentato e violava sempre lo spazio personale altrui senza rendersene conto. Una volta dovevamo lavorare ad un progetto e dividerci a coppie. Dovevamo costruire un ponte usando la pasta. Per mia fortuna, non ho dovuto lavorare con Alvin a questo progetto. Per sfortuna del mio amico Marco, che ha dovuto lavorare insieme ad Alvin, la costruzione del ponte comprendeva l'uso della colla a caldo. Il giorno della consegna ci siamo trovati tutti in classe con i nostri ponti e vedo Marco con il braccio fasciato. Ed eravamo tipo, "Coso, che è successo?" La cosa peggiore era che dopo averlo ustionato, tutto ciò che fece Alvin fu dargli un cerotto, che era tipo 4 volte più piccolo della bruciatura. E adesso Marco ha una cicatrice a ricordargli di non stare mai vicino ad Alvin quando nei pressi della colla a caldo. Alvin era un vero e proprio ladro. Una volta, quando Yu-Gi-Oh! Era la grande moda del momento a scuola, un nostro amico ci venne a dire che non trovava più il suo drago bianco occhi blu. E per un ragazzino era come perdere $1 milione. Un paio di giorni dopo, Alvin mi invitò a casa sua. E che cosa trovo su un tavolino nel suo soggiorno? L'occhi blu. E sapevo che Alvin non era un giocatore di Yu-Gi-Oh! E anche se lo fosse stato, quel drago sarebbe stato al sicuro in un raccoglitore o in un deck e non all'ombra di una pianta d'appartamento. Ehi, tu hai un drago bianco? Oh, beh, sai, ce l'ho già da un po', mi rispose. Non è vero. Mentre eravamo amici, Alvin scoprì la mia passione per l'arte e notò che disegnavo molto spesso e tenevo tutti i miei schizzi in una cartella sotto il banco. Ha mostrato spesso interesse per i miei disegni, chiedendomi di farglieli vedere. Un giorno in seconda media, e ancora in classe insieme, alcuni dei miei disegni scomparirono. C'erano pochi sospettati, ma Alvin era il primo della lista. Un altro giorno, dopo la lezione di educazione fisica, mi accorsi che qualcuno mancava dagli spogliatoi. Quando tutti tornarono in classe dalla palestra, indovina chi era già lì? E una volta seduto al mio banco, indovina che cosa era scomparso di nuovo? Sapevo che era stato lui. Tutti gli indizi puntavano a lui. Non ritrovai mai i miei disegni, ma ogni singolo osso di tutto il mio scheletro era fermamente convinto fosse lui il colpevole. Pian piano smisi di frequentarlo, si dimostrò sempre più un cattivo ragazzo e un pessimo amico. Una volta discusse con un altro ragazzo e per ripicca gli tossì sopra la pizza. Il ragazzo lo disse alla prof e lui pianse come un bambino. L'anno successivo, in terza media, io e Alvin, insieme a molti nostri compagni di classe, fummo separati perché costruirono una nuova scuola per accogliere gli studenti, vista la crescita demografica. Alvin rimase indietro alla Saint Barbara perché viveva oltre la linea di confine, mentre alcuni amici ed io andammo alla Saint Veronica. Ci passammo un anno da favola lontani da Alvin, ma il liceo dove saremmo andati, la Saint Marcellinus, univa gli studenti di diverse scuole medie. 2 delle quali erano la Saint Veronica e la Saint Barbara. Già. Ehi ragazzi, avete anche voi degli amici con cui non siete più amici? Forse perché erano degli stronzi del cazzo? Beh, se avete voglia fatecelo sapere nei commenti. E come sempre iscrivetevi al canale originale di Domix, lasciate un mi piace a questo video e se volete anche alla pagina Facebook. Ci si vede!